No, io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Cioè, sono deluso, amareggiato, arrabbiato. Dite quello che volete, ma dire che abbiamo gettato al vento questa partita oggi è dire pochissimo. Perché eri 2-0 al 92esimo minuto, dopo tutto quello che ti era successo nella partita, eri andato in 10 uomini, inferiorità numerica, eri riuscito a segnare il 2-0, tornando 10 contro 10, ti sei fatto rimontare la partita sul 2-2. Dopo esserti mangiato l'impossibile, anche occasioni clamorose davanti alla porta, è veramente un'amarezza, una delusione, una rabbia davvero, davvero impressionante. Prima di cominciare a parlarne, ovviamente, bentornati sul mio canale Lecce Parma 2-2. Prima di parlare del match, come sempre, vi invito a lasciare tanti pollicioni in su. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra in merito a questa partita. Allora, innanzitutto, il Parma è davvero una bella squadra. Ha quel Dennis Mann sulla sinistra e quel Bernabé in mezzo al campo. Veramente sono stati grandi. E il Parma, veramente in possesso palla, è stato bravo. Fraseggio veloce, arrivava con pochi passaggi in porta. E devo dire che se l'è giocata bene. Diciamo che il Parma, ad essere partito meglio, ha avuto un paio di occasioni. Con sempre Dennis Mann e anche Bonny, e poi Lecce, dopo una conclusione di Christovic, era riuscito ad alzare l'asticella della propria prestazione. Poi, verso il 20esimo, 25esimo, è ritornato in auge il Parma, sempre con dei tiri di Dennis Mann col sinistro che ci ha messo in difficoltà. E poi arriva al 32esimo minuto il gol dell'1-0 del Lecce, rimessa laterale di Gallo. Pallone per Christovic che segue Ramadani, che vede un movimento clamoroso di Patrick Dorgu, viene pescato benissimo col sinistro e batte Suzuki, portiere da una parte, pallone dall'altra, 1-0 per il Lecce. In un momento, come detto poc'anzi, nel momento forse migliore del Parma, arriva l'1-0 per noi. Dopo, diciamo, finisce il match con appunto il risultato di 1-0. Ora, non ricordo se. Sì, no, Gilbert è stato espulso ad inizio secondo tempo comunque. Ora non ricordo bene il minutaggio, però subito all'inizio secondo tempo, infatti 46esimo. Quindi si riparte sull'1-0 per noi. E dicevo: ah, siamo in vantaggio, per ora sta andando tutto bene. Zac, manco ho finito di dire questa cosa. Cancellieri si avvicina a Gilbert, forse gli dice qualcosa. Gilbert è molto ingenuo perché gli tira uno schiaffo, uno schiaffetto. Diciamo, Cancellieri va a terra, vabbè. Un po' di sceneggiata ha fatto secondo me il giocatore del Parma, però Gilbert è stato molto ingenuo. Vabbè, si sa che i giocatori di calcio comunque sono anche molto furbi, diciamo. E Cancellieri va a terra, l'arbitro estrae subito il rosso. Quindi Gilbert è stato comunque molto ingenuo perché poteva risparmiarsi assolutamente questo gesto. Poi, quindi siamo in 10, il Parma chiaramente in superiorità numerica comincia ad aumentare il pressing, no? E anche il possesso palla, e poi arriva l'azione poi dell'espulsione proprio di Cancellieri. Pallone lungo per Dorgu che anticipa di netto Cancellieri, lo mette giù, ovviamente fallo da ultimo uomo, espulsione netta per Cancellieri, punizione dal limite, tira Christovic, deviazione, se non erro, di Koulibaly, credo fatale per Suzuki. 2-0 per il Lecce, quindi eravamo su due gol di vantaggio in, diciamo, 10 contro 10. Qualche altra situazione pericolosa con Banda, bellissime parate di Falcone su Haim Ahmed, nuovo entrato del Parma, il 61, un ragazzino interessante che col sinistro, credo, tira. Parata col piede destro di Falcone, sempre da calcio d'angolo, tiro di prima di Bonny, parata con la manona di Falcone, veramente qualcosa di una bellissima parata. Occasioni in contropiede clamorose perché soprattutto negli ultimi minuti il Parma era ormai sulle gambe, cioè aveva finito proprio la batteria. Eravamo, non so, 4 contro 2, 3 contro 1, addirittura sul finale di gara 2 contro 0. C'era Pierotti e Christovic contro Suzuki e due volte si sono mangiati il gol. Sempre Christovic prima da solo davanti al portiere, poi subito dopo contro il difensore del Parma si è fatto ipnotizzare e negli ultimi minuti comincia la rimonta del Parma. Prima il gol di Almqvist, il 2-1, e poi il gol che pareggia i conti di Hainaut. Colpo di testa lasciato da solo del 2-2. Io quando ho visto il gol del 2-2 sono rimasto così.
pietrificato, perché non ci volevo credere, perché sembrava una partita in totale controllo e non era scontato, viste le qualità del Parma, e veramente ci sono rimasto malissimo, malissimo, perché andare a 7 punti oggi sarebbe stato veramente importante, in vista anche poi della partita contro il Milan a San Siro. Peccato veramente, peccato veramente. Però abbiamo davvero poca freddezza, cioè ci mangiamo davvero troppi gol veramente. Che dire, vi ringrazio di cuore per aver visto questo video, forza Lecce sempre, e alla prossima con nuovi contenuti sulla nostra squadra del cuore. Ciao a tutti.